Salve a tutti leggende di Hyrule, qui Sealed Ganon. Siamo da un po' nel 2021 e Nintendo non ci dà informazioni relative a Breath of the Wild 2 dal lontano 2019, quando uscì il teaser. Adesso basta aspettare però, provvederò io quindi a svelarvi una cosa fondamentale relativa a Breath of the Wild 2. Quello che sto per dirvi ha prove evidenti ed è quindi molto più di una teoria. Breath of the Wild 2 è il sequel di Twilight Princess. Andiamo a vedere in questo video le forti evidenze che lo confermano. Prima di tutto voglio ricordarvi una delle teorie più note e risapute secondo la quale il corpo mummificato presente nel teaser è Ganondorf. Infatti possiamo vedere il simbolo Gerudo, i capelli rossi e il cerchio dorato sulla fronte, tutti elementi che chiaramente rimandano a Ganondorf. In particolare, il corpo mummificato è il Ganondorf di Twilight Princess, visto che il punto del petto da cui fuoriesce la Malice e su cui si poggia la mano luminescente presenta una ferita. Ebbene, quella ferita ce l'ha anche il Ganondorf di Twilight Princess nello stesso punto, poiché è la ferita causata prima dalla spada dei Sei Saggi e successivamente dalla spada suprema. Inoltre, guardate il volto di entrambi. Potete vedere come si somigliano. Detto questo, andiamo avanti con le evidenze e parliamo invece delle formazioni rocciose che puntano verso il corpo mummificato. Assomigliano molto alle formazioni rocciose presenti alle sorgenti degli spiriti della luce in Twilight Princess. Guardate, sono entrambi tipi di rocce simili e le decorazioni luminescenti disegnano gli stessi motivi. È quindi altamente probabile che ognuna di quelle punte rocciose racchiuda il potere di uno spirito della luce. È probabile quindi che gli spiriti della luce stiano sigillando Ganondorf nel teaser, anche perché già in Twilight Princess gli spiriti della luce si sono occupati di sigillare qualcosa, ovvero, come ci racconta lo spirito Ranel, hanno sigillato il cristallo oscuro e hanno esiliato nel regno del crepuscolo gli esseri che ne usavano il potere, che si sono poi evoluti nei Twili. Considerato questo collegamento tra Twili e spiriti della luce, passiamo ora a parlare della mano luminescente che sembra sigillare Ganondorf, insieme all'aiuto degli spiriti della luce. Data la connessione tra spiriti della luce e Twili, essa potrebbe essere la mano di un Twili, anche perché a prima vista la mano ricorda quella di Midna. Voglio dire, guardatele, la consistenza tra virgolette gelatinosa è la stessa. Tuttavia, questa chiaramente non è la mano di Midna, perché il colore è troppo differente. Questa è la mano di Zant. Sì, Zant, avete sentito bene. Premetto che in Twilight Princess Zant dice che finché il suo padrone Ganondorf esisterà, lui rinascerà, quindi ha senso che lui sia ancora vivo, visto che quello mummificato è il corpo di Ganondorf. Tra l'altro vediamo Zant in una scena finale di Twilight Princess, quindi il fatto che lui sia vivo potrebbe essere una cosa tranquillamente probabile. Vi elenco ora un insieme di fatti che provano che la mano luminescente che sigilla Ganondorf è proprio la mano di Zant. Un aspetto che rimanda a Zant è la morte di Ganondorf in Twilight Princess, con gli occhi che non mostrano più le pupille. Ciò avviene dopo il movimento della testa alquanto discusso di Zant. Ebbene, tale movimento e suono tipo di ossa rotte è presente anche nel teaser di Breath of the Wild 2, quando Ganondorf gira la testa e successivamente compaiono le pupille nei suoi occhi. Questo accade dopo che la mano di Zant lascia la sua posizione che serviva da sigillo. Ricapitolando, in Twilight Princess, Zant fa il movimento con il collo, le pupille negli occhi di Ganondorf scompaiono, Ganondorf muore. Nel teaser di Breath of the Wild 2, Ganondorf fa il movimento con la testa, le pupille tornano nei suoi occhi, Ganondorf torna alla vita. Questa è una similitudine troppo evidente per essere una semplice citazione a Twilight Princess, è qualcosa di più, la trama di Breath of the Wild 2 deve essere connessa strettamente a quella di Twilight Princess.
Consideriamo ora il colore della mano, verde con decorazioni dorate. Il verde è anche il colore della spirale che vediamo nel teaser, al termine della quale c'è la mano. Sia il verde che la spirale sono tipici dei Twi'li. Possiamo vedere spirali o decorazioni verdi sul loro corpo, sui cristalli oscuri, sulle pareti del Palazzo del Crepuscolo e anche sui vestiti di Zant. Il colore dorato, invece, potrebbe rimandare al collo e alla parte intorno alla testa di Zant. Inoltre, non abbiamo mai visto le mani o le braccia di Zant, perché sono state sempre, e dico sempre, coperte dalle sue maniche. Capite quanto tutto torna? Inoltre vi faccio sentire un'analogia musicale. Ascoltate la musica del teaser di Breath of the Wild 2. Ora ascoltate attentamente la musica di una scena di Twilight Princess in cui è presente Zant. Come potete sentire, si assomigliano molto, sono due versioni diverse della stessa canzone. Inoltre, ci tengo ad esprimere un mio parere su un'idea che era stata pensata per Breath of the Wild, ma poi è stata scartata, ovvero quella di Link che possiede il braccio destro capace di trasformarsi in armi. È già successo varie volte nella storia di The Legend of Zelda che un'idea scartata per un gioco venisse usata in quello successivo. E l'idea di Link con un potere del genere al braccio destro sembra divenire realtà se guardiamo il fatto che a un certo punto del teaser la mano luminescente che sigilla Ganondorf si stacca dalla sua postazione e raggiunge la mano di Link. Link assorbe quell'energia e probabilmente ottiene il potere di creare armi, seguendo così l'idea che era stata scartata in Breath of the Wild. Cosa c'entra questo con Twilight Princess? Semplice. Tutto questo combacia con il fatto che la mano luminescente è la mano di Zant. Infatti, vi ricordo che nell'ultima fase del combattimento contro Zant in Twilight Princess, Zant fa spuntare dal nulla due armi dalle sue maniche. Capite quindi come tutto sembra incastrarsi alla perfezione. Veniamo comunque ora a parlare di qualcosa di più complesso e più teorico, ovvero del perché Zant agisce in questo modo, ovvero sigilla Ganondorf. Perché quello che era il servitore di Ganondorf in Twilight Princess e che considerava Ganondorf come suo dio dovrebbe ora contribuire al suo sigillo? Beh, vi ricordo che Zant in Twilight Princess è arrabbiato per il fatto che è costretto a vivere nel Regno del Crepuscolo a causa dei suoi antenati, quelli che sono stati esiliati dal mondo della luce dagli spiriti. È chiaro il desiderio di Zant di voler tornare nel mondo della luce. Può darsi che tale desiderio sia stato accordato dagli spiriti della luce, a patto magari che Zant li aiutasse a mantenere sigillato Ganondorf fino al momento opportuno. Inoltre, in Twilight Princess sembra che sia Zant a decretare la morte di Ganondorf, segno che le sue intenzioni sono cambiate nel corso del tempo. Oltre a ciò, non sarebbe la prima volta che gli spiriti della luce interagiscono con un Twi'li. Abbiamo ad esempio una delle scene finali in Twilight Princess, anche se poco spiegata, in cui vediamo Midna insieme agli spiriti della luce. Inoltre, durante il gioco, gli spiriti permettono a Midna di usare il cristallo oscuro, lo stesso che tanto tempo prima avevano sigillato.
Permettono ciò perché loro stessi dicono che il potere del cristallo oscuro è indispensabile per salvare il mondo della luce. Può darsi quindi che in Breath of the Wild 2 sia indispensabile un altro potere, magari quello di Zant, anche perché vi ricordo un avvenimento. Quando Ganondorf è stato esiliato nel mondo del crepuscolo, ha donato a Zant parte dei suoi poteri, per poterlo sfruttare come un burattino e grazie a lui ottenere il controllo di entrambi i mondi, quello della luce e quello dell'ombra. Può darsi quindi che quel potere che Ganondorf ha donato a Zant in precedenza sia ora usato contro Ganondorf stesso nel sigillo. Capite quindi quanto sarebbe sensato questo collegamento tra Zant e Ganondorf nel teaser, poiché un collegamento forte tra i due c'è già stato in Twilight Princess. Ok, passiamo ora a un altro argomento. Vi ricordo che Aonuma, producer della saga di Zelda da ormai più di 20 anni, ha detto che Breath of the Wild 2 sarà un gioco più dark di Majora's Mask. Ed anche il teaser sembra metterlo bene in chiaro. Voglio ricordare che Majora's Mask è identificato dal pubblico come lo Zelda più dark. Ma qual è l'altro Zelda dark? Twilight Princess, per l'appunto. Quindi è ovvio che se Breath of the Wild 2 fosse sequel di Twilight Princess, sarebbe dark e come. Inoltre, lo stesso Onuma nel 2016 disse che sentiva come se Twilight Princess fosse il vero punto di origine di Breath of the Wild e che i giocatori che avevano giocato Twilight Princess avrebbero visto delle similitudini tra Twilight Princess e Breath of the Wild, che sarebbe uscito l'anno dopo. Per questo sarebbe stato contento se i giocatori avessero giocato Twilight Princess HD prima dell'uscita di Breath of the Wild nel marzo 2017. A proposito della connessione tra Twilight Princess e Breath of the Wild, vi lascio in descrizione il link a un video in cui ho parlato di 10 somiglianze tra i due giochi. Spero con questo video di avervi fatto capire quanti fatti mostrano che Breath of the Wild 2 è il sequel di Twilight Princess per quanto riguarda la trama. Quindi, fan di Twilight Princess, non vi resta che gioire insieme a me e attendere l'arrivo di nuove notizie su Breath of the Wild 2. Nel frattempo potete riflettere su quello che ho detto in questo video, elaborare anche voi delle teorie e dirmi nei commenti cosa ne pensate di tutto ciò che ho detto. Arriveranno altri video teorie sul canale, quindi sono ben accetti anche consigli da parte vostra sugli argomenti che potrei trattare. Io vi chiedo quindi di iscrivervi al mio canale e di condividerlo il più possibile per supportarmi ed aiutarmi a realizzare altri video come questo. Ci vediamo presto, un saluto dal vostro Sealed Ganon.